se c'è una camera di cui tutti quanti in questo momento stanno parlando, questa è proprio la nuova Sony A7S3. Perché tutti quanti parlano di questa camera? Che cosa ha di così speciale? Forse la possibilità di filmare 10 bit internamente? Esistono già da tempo altri brand e produttori che hanno realizzato camere con caratteristiche simili. È passato più di un mese da quando ho cominciato a utilizzare la Sony A7S3 per i miei progetti e oggi vi racconterò le mie esperienze e soprattutto vi darò alcuni consigli per poterla utilizzare al massimo delle sue capacità. Iniziamo parlando proprio della capacità di registrare internamente a 10 bit. Avere 10 bit significa che in fase di post-produzione abbiamo più informazioni sulle quali lavorare e quindi di ottenere delle immagini che siano più fedeli possibile e soprattutto anche più ricche dal punto di vista di profondità colore e anche di gamma dinamica. Una maggiore profondità colore e dei file video con una maggiore bitrate significano anche maggiore spazio occupato. È per questo che sulla nuova Sony abbiamo necessità di utilizzare delle memory card che vengono chiamate Compact Flash Express e soprattutto di avere con voi un portatile che vi permetta di scaricare ogni 15 minuti di girato tutto il materiale. Giusto per darvi un'idea, utilizzando una Compact Flash Express da 80 GB avete la possibilità di filmare per 15 minuti a 60 frame al secondo utilizzando il codec All-In a 600 Mbit. È un codec che è stato specificatamente ottimizzato e pensato per chi deve poi lavorare questi file in post-produzione. Ho volutamente cambiato le impostazioni in NTSC per ottenere quei 5 frame in più al secondo che mi permettono in fase di post-produzione di applicare un leggero slow motion che posso poi utilizzare per esempio per rendere le immagini più fluide. Di notte, soprattutto quando utilizzate i 30 frame al secondo, potreste avere un fenomeno di flickering o alcuni problemi con le luci, come ad esempio in queste immagini che ho girato a Londra. Utilizzando la Sony A7S3 abbiamo la possibilità di utilizzare i 10 bit di profondità colore da partire dai 24 fino ai 120. Non è assolutamente necessario filmare sempre e solamente a 120 frame al secondo. Come potete vedere in queste immagini, andando a filmare a 120 frame al secondo, abbiamo un leggero crop e un leggero degrado dell'immagine. Il mio suggerimento per ottenere il meglio da questa camera è di filmare utilizzando 60 frame al secondo o 50 quando si va a filmare in PAL utilizzando il codec All-In a 600 Mbit al secondo. Nella maggior parte dei casi non vi servirà a filmare a 60 frame al secondo, quindi potreste anche utilizzare il formato a 300 Mbit a 30 frame al secondo. Ho fatto una comparazione tra il formato HLG e l'S-Log3. Le due immagini sono pressoché identiche nel momento che vengono poi post-prodotte. Ma se andiamo a vedere da vicino, noteremo che dal punto di vista del dettaglio ci sono alcune piccole imperfezioni. Inizialmente pensavo questo fosse un problema dovuto al bitrate o comunque nel momento che noi andiamo a riapplicare il contrasto, ovviamente andiamo anche a recuperare delle informazioni e tirar fuori quello che è il rumore dell'immagine. In realtà la ragione è molto semplice. Sony, di default, sui profili S-Log3 va a applicare un livello di dettaglio di sharpening molto basso. Bisognerà semplicemente aprire le impostazioni avanzate del profilo PP8, scorrere il menu fino alla voce Detail e cambiare il parametro da -7 a un valore più alto. -2 è un buon compromesso per ottenere delle immagini con una buona nitidezza senza creare troppi artefatti sulle immagini. L'S-Log3 è sicuramente il profilo colore che permette di ottenere il massimo dalla gamma dinamica della Sony A7S3. Mentre prima utilizzavo il formato HLG, che era una sorta di compromesso che mi consentiva di ottenere il massimo della gamma dinamica della mia camera Sony su un file registrato a 8 bit, ora, avendo una maggiore profondità colore e soprattutto un bitrate più elevato, l'S-Log3 Cinegamut è quello che dal punto di vista di profondità colore, gamma dinamica, vi permette di ottenere il meglio dalla Sony A7S3. Il profilo colore S-Log3 è un profilo colore che fornisce il massimo della gamma dinamica, ma richiede anche che il file sia con un bitrate molto elevato e soprattutto con una profondità colore di almeno 10 bit. In caso contrario potreste avere dei problemi durante la fase di post-produzione, come ad esempio il fenomeno del banding o semplicemente dei pixel che vengono fuori. Parliamo adesso di come esporre il formato S-Log3. So che molti si sono spaventati nell'utilizzare l'S-Log3 come gamma colore, perché è più complicata da esporre, perché è necessario un passaggio in più durante la fase di post-produzione. Come funziona l'S-Log3? È semplicemente una curva colore che ha un contrasto molto basso e che quindi ci permette di ottenere il massimo dal sensore e dalle informazioni che la nostra camera va a registrare. In fase di post-produzione poi andremo a applicare una LUT che andrà a ripristinare il contrasto e la saturazione originale. Se volete ottenere una esposizione assolutamente perfetta è preferibile utilizzare una color card, ma nella maggior parte dei casi basta sovraesporre seguendo la regola dell'esposizione a destra. L'esposizione a destra è una tecnica molto comune che viene utilizzata anche in fotografia, che permette di ottenere il massimo della gamma dinamica del vostro sensore. Consiste nel sovraesporre l'immagine fino a quando non abbiamo il limite massimo. Il limite massimo di solito viene rappresentato dallo zebra.
In un uso comune, se non ci sono delle condizioni particolari, il mio suggerimento è di sovraesporre l'immagine di 1.6 stop. 1.6 stop è l'esposizione ideale per il formato S-Log3. Andiamo ad attivare lo zebra all'interno del sottomenu di Exposure Color e poi impostiamo lo zebra level su Custom. Quello che dobbiamo fare è andare a cambiare il parametro C1 da Standard Range a Lower Limit e dobbiamo impostare 94. Perché dobbiamo impostare il zebra a 94 anziché utilizzare 100? La ragione è molto semplice, proprio per il basso contrasto che ha il profilo colore S-Log3 è necessario mettere un valore un po' più basso. Una volta attivato l'S-Log3 dobbiamo attivare il Gamma Display Assist. Il Gamma Display Assist fa sì che la camera applicherà già una LUT e farà in modo che voi possiate visualizzare l'immagine già con il contrasto originale. Ora andiamo a parlare degli ISO. Con un sensore da 12 megapixel abbiamo una densità minore e questo significa anche meno rumore sulle nostre immagini. All'interno di questa camera abbiamo due circuiti che elaborano l'immagine, che si attivano a seconda dell'ISO che noi andiamo a utilizzare. Tradotto in parole molto povere, significa che se voi filmate un'immagine in S-Log3 a 5600 ISO, avrete molto più rumore della stessa immagine filmata a 12800 ISO. Oltre a quell'ISO si attiva un secondo circuito che riduce leggermente quella che è la gamma dinamica e anche la definizione dell'immagine per fornire però un'immagine con meno rumore. Ora, a seconda del profilo colore che andiamo a utilizzare, questo circuito si attiva a un valore diverso di ISO. E molti affermano che andando a filmare in S-Log3 le immagini sono più rumorose. In realtà questa è un'impressione. Essendoci un contrasto così basso, anche le parti scure, che normalmente in un profilo colore normale sono quasi completamente nere, in S-Log3 ovviamente mostrano anche più rumore. Poi in fase di post-produzione andare a eventualmente utilizzare un filtro per togliere il rumore o semplicemente andare quindi a aumentare il contrasto in modo che poi le parti più scure risultino quasi nere e quindi il rumore non sia più percepibile. Oltre alla stabilizzazione tradizionale, esiste una funzione che si chiama Active Stabilization. Cosa fa? Combina la stabilizzazione ottica attraverso il movimento del sensore con una ulteriore stabilizzazione digitale che viene effettuata direttamente all'interno della camera. È lo stesso tipo di stabilizzazione che abbiamo sulle camere GoPro. In questo caso l'immagine viene leggermente croppata e la stabilizzazione attiva ci torna utile, soprattutto quando dobbiamo filmare a mano. Abbiamo la possibilità di effettuare dei movimenti assolutamente puliti e privi di vibrazioni semplicemente filmando con la camera a mano. Questo significa che non avremo bisogno di utilizzare la gimbal per alcuni tipi di riprese. In più, all'interno della Sony A7S3 esiste un giroscopio che registra sul file video le informazioni del movimento della camera. Un domani sarà possibile utilizzare queste informazioni, ed è già possibile farlo utilizzando il software di Sony, per applicare una stabilizzazione in post-produzione che è assolutamente perfetta, perché a differenza della stabilizzazione classica che va ad analizzare l'immagine, la stabilizzazione tramite giroscopio analizza e crea una stabilizzazione in base al movimento della camera, quindi assolutamente perfetta. Nonché anche eliminare l'effetto rolling shutter o altre anomalie che normalmente si hanno quando si utilizza e si filma con la camera a mano. Nel momento che decidete di effettuare questo processo di stabilizzazione in post-produzione, non potrete utilizzare la stabilizzazione ottica o l'active stabilization in camera, perché le due stabilizzazioni non possono funzionare insieme. Il sistema di messa a fuoco della Sony A7S3 è probabilmente uno dei migliori sul mercato e una delle funzioni che amo più in assoluto e che vi suggerisco di utilizzare è il Focus Touch. Vi basterà inquadrare il soggetto, soprattutto se sono persone umane, e toccare all'interno sopra il display il punto che volete mettere a fuoco. Esiste la possibilità tramite il menu di cambiare la velocità e la sensibilità con cui questo sistema di tracking reagisce in base al soggetto. L'insieme di tutte queste funzionalità fanno sì che questa camera sia veramente speciale e possa essere l'ideale per chi come me ha bisogno di uno strumento che sia facile da trasportare e ci permette di ottenere un risultato professionale. La Sony A7S3 sembrerebbe la camera perfetta, eppure ci sono dei rovesci della medaglia. Ad esempio, parlando della durata della batteria. Mentre prima ero in grado di filmare per un'intera giornata utilizzando non più di 3 batterie con la mia Sony A7R3, con la Sony A7S3 ho bisogno di almeno del doppio delle batterie. Maggiore qualità uguale file più pesanti, più grandi e anche più complessi da elaborare. Il formato all-in occupa maggiore spazio, ma è anche più semplice da elaborare all'interno del nostro computer. Ma nel momento che andiamo a filmare con frame rate particolari, ad esempio 120 frame al secondo, il codec che viene utilizzato è l'H265. È praticamente impossibile, anche utilizzando un computer di ultima generazione, lavorare un file
codificato in H265 in modo fluido, quindi sarà necessario creare dei proxy. La Sony A7S III ha la possibilità di creare dei proxy all'interno della camera. I proxy sono delle versioni in bassa risoluzione dei file video che state registrando che vi permettono di fare un editing più veloce e poi successivamente sostituirli con i file definitivi. Nel momento che andate a filmare a 120 frame al secondo, utilizzate dei frame rate più elevati, sopra oltre i 60, questi proxy non vengono generati e quindi avete la necessità poi di, in un secondo processo, di fare la post-produzione. Il mio suggerimento quindi è di non utilizzare i proxy all'interno della Sony A7S III, perché andrebbero a occupare ulteriore spazio rispetto a quel poco che vi rimane nel momento che andate ad utilizzare i codec all-in, ma piuttosto generarli separatamente all'interno del vostro computer utilizzando un software di terze parti. Ad esempio, io utilizzo Edit Ready per codificare i miei file e creare i proxy. In molti mi chiedono se vale la pena effettuare l'upgrade e passare dalla vostra camera esistente alla Sony A7S III. La risposta è molto semplice. Nel momento che passerete a questa camera, preparatevi anche a un workflow più complesso. Se volete veramente alzare l'asticella, sarà necessario anche che iniziate a prendere confidenza con i processi e le tecniche di color correction, iniziare a capire come elaborare in post-produzione i file che questa camera va a produrre, che sono dei file molto più pesanti, quindi richiedono più spazio per l'archiviazione, richiedono anche un processo più lungo perché sarà necessario creare dei proxy. Se avete intenzione di realizzare dei contenuti che saranno prevalentemente guardati su internet, come YouTube, Facebook, Instagram, avete bisogno di una camera che vi produca dei file che siano facili da elaborare, pronti già per l'uso e la pubblicazione, e non avete delle necessità particolari, ad esempio come filmare in scarse condizioni di luce, come può essere di notte, forse non è necessario utilizzare la Sony A7S III. Piuttosto il mio suggerimento è di investire su delle buone lenti. Mi auguro che abbiate apprezzato questa review sulla Sony A7S III. Se avete delle domande o volete saperne di più, lasciate un commento e cercherò di rispondervi al più presto.